È così umiliante ricevere denaro da zia May. Dovrei andare in città e cercare di sdebitarmi. Veicolo blindato preso d'assalto da uomini mascherati. Agenti presso la Bowery, rispondete. Un altro messaggio di Doc. Peter, incrociamo le dita. Oltre a rimettere in moto il progetto, l'idea che sto inseguendo potrebbe espandere le nostre ricerche oltre ogni previsione. Forse l'intervento di Norman è stato un bene. Tutto accade per un motivo. Spero davvero che funzioni. Il lavoro di Doc è troppo importante. Jeff, auguri per la cerimonia di oggi. Non vedo l'ora che sia finita. Mi spaventa più un discorso in pubblico che un furgone pieno di demoni armati. Ma non ti chiamo per questo. Che succede? Ho scoperto che i demoni stanno per attaccare un cantiere di fischi in centro. Mia moglie mi ammazza se salto i preparativi della cerimonia per giocare a guardie e ladri. Ma ho pensato che il mio caro partner volesse saperlo. Ricevuto. Faccio un salto e ti avverto se scopro qualcosa. Ascolta, un consiglio per parlare in pubblico. Immagina che siano tutti in mutande. Cioè, magari non Osborne. Aspetta, sai cosa? Lascia perdere. Ho una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. Consolidated Shipping. Jeff, ci sono. Cosa vedi? Trovateli! Devono morire! A quanto pare i demoni hanno invaso il territorio di Fisk. Ci pensi tu? Tranquillo. Dormi bene? Ho sentito un rumore. Sto investigando. Yeah.
Avete ciò che volevate. Vi prego, lasciateci andare. Il territorio di Fisk è nostro ora. Io non credo. Ehi, Willy. Tu. Che bella tuta. Ti sfina. Fatti gli affari tuoi. Aspetta, i demoni. Chi è il loro capo? Salva i miei uomini e forse te lo dirò. Devo trovare i sopravvissuti. Fisk, i tuoi uomini sono salvi. È il tuo turno. Chi comanda i demoni? Forse è già lì, o forse no. Controlla sul tetto. Mi mancavano le frasi criptiche di Fisk. Andiamo. No.
vai! È successo davvero? Sì. Ci segnalano un elicottero con una palla da demolizione. Sì, quella faccenda dei demoni è complicata. Tranquilla, Yuri, fidati di me. Occasione. Sono sicuro che me ne pentirò. Signore, ma deve accostare l'elicottero! Fisk, è solo l'inizio! È questo il tuo piano? Rimpiazzare Fisk? Devo bloccare i motori dell'elicottero! Non arriverò al motore! Un motore è andato! Ora è il secondo! Serve un piano e mi serve alla svelta. Che il piano è questo? Dai, Pete, puoi farcela. Puoi farcela, puoi farcela. Non rovinare tutto. Maschere sono stupende. Dove le prendete? Installe! Grazie, le trovo su internet. Ops! Ehi, Yuri, ho preso i cattivoni, ma... Ma cosa? Ti conviene portare una scala. Ehi, hey, Miles. Ehi, hey, fanboy! Accidenti, è tardi. Vieni? No, vado al municipio per la cerimonia di papà. Ah, giusto, fagli i miei complimenti. MJ, la cerimonia è già iniziata. Stanno allestendo il palco. Tu dove sei? Contrattempo al lavoro. Arrivo.
traccia di narcotici in corso. Direzione sud di Houston. Segnalato rapimento. Rapporto arrivato da Seaport. Quello è l'ingresso del palco. Noi saremo proprio lì davanti. Ah, ci sarà un mare di gente a vedere. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto, ero al liceo. Miss Steinberg mi diede 6 min. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Ehi, dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Un supereroe. Sono solo una persona che non molla mai. Andiamo. Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborne, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. Cioè, tipo finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh, dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidated Shipping. C'è qualcosa che non mi è chiaro. Non so perché. Più tardi potremo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie davvero, Jim. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. Oppure, al posto del caffè, perché non una cena invece? Magari potrei venire da te e cucino io. In alternativa... Ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto, cucinato da professionisti. Per gesti di straordinario coraggio, che trascendono il comune dovere, è mio privilegio insignire l'agente Jefferson Davis di questa splendida medaglia d'onore. Ho una chiamata. Non mi sembra il momento, Jim. È urgente. Ok. Congratulazioni. Grazie, signor sindaco. Beh, voglio condividere questo onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Miles. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sì? Ho lavorato anni per questo momento. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa 2 volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi. Vederti soffrire.
Stai bene? Miles! Miles! Peter! Avanti, Peter! Qualcosa, ti prego. Mamma! È una follia. Forse c'è un'altra via. Tutto ok? Sì, 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 sì. E tu, come stai? Sì, sì, tutto ok. Ma tu sicura di stare bene? Sì, sì, davvero. Non è niente. Andrà tutto. D'accordo, ascolta. Io vado a cercare papà, ok? No. Miles, papà. No. Miles, no! Papà è qui. Lo troverò. Miles! Me lo sento. Era proprio qui. Girarli per proseguire. Di qua. No! 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 Non posso.
Ora non posso. Ok. Era qui. Devo aiutarlo. Ora! Detener! Shooting it up. Salvo io, papà. No! No, basta! No! Fermo! Dobbiamo andare. Ora. Papà! 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 Papà, no! Svegliati, papà! Coraggio! Svegliati! Mi spiace per tuo padre. Ti conosco. Sono Peter Parker. Ero al municipio quando... Senti, so che non mi conosci, ma volevo solo dirti che... So come ti senti. Ecco. È questo che volevi dirmi, no? Oppure... Il tempo lenisce il dolore. Oh, non temere. Fa parte del piano di Dio. Scusa, volevo solo... aiutarti. Lo so. Ti prego di scusarlo. Non so come farò con lui.